A caccia del quinto risultato utile di fila, l'Olimpia Agnonese contro un Chieti alla ricerca disperata di punti salvezza dopo aver sollevato dall'incarico Mister Di Meo a seguito del brutto KO interno contro il Porto Sant'Elpidio. Sulla panchina teatina si rivede Grandoni, si gioca sotto la direzione del signor Zanotti della sezione di Rimini. Subito brivido per gli ospiti, dopo 90 secondi il solito Nicolao effettua un tiro cross imprendibile però per i perni d'attacco Granata al settimo, calcio piazzato dal limite, calcia Peic, Tano smanaccia in corner sugli sviluppi dello stesso Nicolao al cross perfetto, il movimento di Diarra che sotto misura batte imparabilmente Tano per l'1-0. Chieti nel pallone, tredicesimo, Diachité lancia in corsa Diarra sul primo palo, Minicucci ostacolato con le cattive da Ricci, calcio di rigore e ammonizione per il centrale difensivo. Sul dischetto Allegra, Tano indovina l'angolo ma non può evitare il raddoppio molisano. Al ventiduesimo fa parlare di sé il Chieti, Sarrizzu converge in area, opta per la soluzione mancina, valoroso Megeri sulla cui respinta Camara spedisce alto sopra la traversa, vuole il gol anche Minicucci, lato corto destro dell'area di rigore ma il portiere ospite non è d'accordo. Nicolao invece continua a deliziarci con il contagiri per la testa di Amaia, tra Lagnone e il Tris ci si mette il montante, locali però testardi, vogliono il Tris prima dell'intervallo, asse di Arra, Minicucci e ancora il palo a dire no prima dell'intervento di Tano. Uno stratosferico Agnone chiude sul 2-0 il primo tempo, Antonio Di Perna in regia per i secondi 45 minuti dove non cambia la sostanza. Da un corner di Page nasce il tanto atteso 3-0 che porta la firma di Salim Diachité, voce grossa in area di rigore. Al dodicesimo, situazione di gioco differente, Nicolao dalle retrovie lancia Minicucci, dribbling su Tano e appoggio in rete elementare per il poker. Si rivede il Chieti al ventunesimo, il nuovo entrato energe scalda i guanti a Kuzmanovic lanciato al posto di Megeri proprio mentre i tifosi neroverdi dissertano con largo anticipo il settore ospiti a loro riservato. Prosegue però la festa in Alto Molise, conducono al pokerissimo Frabotta e Amaia con quest'ultimo che deve soltanto trafiggere il malcapitato Tano. Si abbassano i ritmi nella finale con la squadra di Mister Pisi che predilige la gestione con un ponderato possesso palla, non accade più nulla di eclatante, terza vittoria in quattro partite per l'Olimpia Agnonese nel girone di ritorno, un andamento vero e proprio da vertice, altro brutto colpo per il Chieti che incassa ancora una pesante sconfitta che complica e non poco la classifica.